Siamo in compagnia di Nicolas Deplano. Siamo qui alla Tana della Giraffa Imperia per conoscerlo e raccontare la sua storia che può essere di sicuro di spunto e ispirazione per tantissime persone. Eh, Nicolas è nato senza arti superiori e nella vita fa tantissime cose. L'allenatore di calcio suona il piano, ma soprattutto la sua più grande passione è eh, fare il DJ. Eh, quindi l'abbiamo incontrato per capire un po' meglio tutto quello che fa. e eh, conoscere anche i suoi progetti futuri. Allora, innanzitutto Nicolas, parlaci un po' di te. Io sono un ragazzo che a cui non piace stare fermo, diciamo. E più cose faccio, più mi sento bene con me stesso. Non tanto perché ho bisogno di fare tante cose, ma perché è una autodimostrazione che non. È, che non ho limitazioni, non ho eh, nessun tipo di, di problema ad affrontare un qualsiasi, una qualsiasi cosa che, che voglio fare. Ecco, ma è sempre stato così oppure c'è stato un momento che hai detto adesso ci metto tutta la mia energia per raggiungere i miei sogni? Io metto tutta la mia energia in tutto quello che, in tutto quello che faccio, e sia che è dal... Disegna, fare un disegnino sul, sul quaderno fare eh, il DJ eh, davanti alle persone non, eh, ci metto sempre il mio impegno al 100% e non ho mai avuto particolari difficoltà ecco, è stato tutto naturale per te fin da piccolo usare i piedi come le mani esattamente io non eh, non ho dovuto imparare a, a usare i piedi, è proprio una situazione mia naturale e in cui il mio, il mio corpo si è evoluto in, in questa maniera per farmi fare tutto. Ecco, e diciamo nella vita di tutti i giorni quando esci di casa e fai le commissioni e tutto quello che devi fare, eh, incontri delle difficoltà ancora, c'è tanto da migliorare a livello di inclusione. Diciamo che abitando in un paesino, e mi conoscono tutti, quindi io a Badalucco, dove abito, sono indipendente al 100%. E magari più sulla vita privata, magari ho qualche difficoltà, ma c'ho sempre una soluzione per, per tirare avanti. Ecco, parliamo innanzitutto dal calcio, come è nata la tua passione e adesso sei allenatore, giusto? Il calcio è una passione che ho fin da bambino, che mi ha, mi ha trasmesso mio papà e mh, piano piano ho avuto la possibilità di, di fare gli allenamenti nel mio paesino, poi per necessità non, non ho potuto più continuare, adesso alleno al Santo Stefano. E comunque ho preso il patentino qua in Peria. e niente, è una passione che porto avanti fin da bambino Poi hai anche iniziato a suonare il piano, come ti sei avvicinato al piano? Il, il piano lo suonavo prevalentemente alle medie perché gli, i miei compagni di classe suonavano il flauto e io non potendo suonare il flauto suonavo il pianoforte e poi la musica è la mia seconda passione, che si divide tra calcio e musica. E ho continuato un po' da autodidatta, non ho mai preso lezioni di pianoforte, ho imparato così a fare due accordi. E poi arriva la passione per tutto il mondo della musica da DJ. Raccontaci un po'. Sì, la passione da DJ è, è nata da piccolino, quando vedevo mio fratello con i suoi amici che suonavano con la console, io me l'ero fatta regalare una console più piccolina e, per imparare, un giocattolino. Però quello che ho preso come un gioco mi ha fatto arrivare a Cremona davanti a 3.000 persone in questa società che è un'associazione un dove si occupa di disabili, si chiama Agropolis e ci sono questi ragazzi che organizzano questo evento gigante, molto bello, e fanno tutto per beneficenza. Io fino adesso tutti gli eventi che ho fatto eh, li ho fatti per beneficenza, a parte in qualche locale che ho suonato. E, però non è, il mio scopo è raggiungere più persone per far vedere che una, qualsiasi tipo di disabilità può arrivare a, a sfondare in tutto. Hai ah, un grande sogno. Sì, spero tanto di arrivare un giorno a, a suonare in qualche evento ballo grande e ci stiamo arrivando insieme al progetto Flay Lillo. E, che adesso sono entrato a far parte di, con loro e faccio le dirette streaming. E stiamo organizzando una crew, una, un gruppo di amici, e tutti quanti con una disabilità, e da chi va a suonare il pianoforte a chi fa produzione musicale, e poi ci sono io che faccio il DJ e vediamo se riusciamo a unire tanti ragazzi per fare un, un vero gruppo formato da disabili per empatizzare eh, la disabilità in ogni campo. Ecco, ci siamo dimenticati di dire qual è il tuo nome d'arte? Eh, fit DJ. Come mai hai scelto anche se è chiaro? Eh, sono... Me l'ha dato un ragazzo che, viene, che fa l'educatore nel centro su a e che dovevamo cercare appunto il mio nome d'arte. Prima ero Niki DJ, solo che Nikki DJ ce ne sono a, a Manciate e volevo trovare un nome che mi rappresentasse. E abbiamo trovato insieme Fit DJ, cioè piedi in inglese, e secondo me è il nome che mi rappresenta di più. Parlando di appunto, disabilità, volevo chiederti se eh, ci sono state nella tua vita episodi in cui magari sei stato preso di mira, c'è stato del bullismo, oppure se l'hai visto a, a persone terze, insomma, e quindi volevo chiederti di rivolgere un appello a, alle persone, eh, di mh, considerare i, i danni e i disagi che provocano certe, certi comportamenti. Purtroppo sì, ho avuto episodi più che bullismo, non ho mai avuto nessuno che mi prendesse di mira o mi prendesse in giro. Ho avuto proprio un abbandono dai miei compagni di classe, delle medie, perché comunque siamo cresciuti, loro prendevano il motorino e iniziavano a girare in giù, cioè ne ne nelle altre città. E hanno trascurato un pochino io ancora oggi non non capisco il perché hanno preso questa cioè più che altro non hanno mai avuto un pensiero di dire proviamo a chiederglielo magari cioè, con mio papà magari mi poteva portare in giù però capivo le loro necessità non ho mai imposto a loro che stessero con me perché era giusto che loro comunque facessero la loro vita e, L'unica cosa che voglio dire alle persone è cercate di includere, mai di escludere, perché già Madre Natura non è che abbia fatto un bel lavoro, eh, però se, se vediamo che c'è qualcuno che dà conforto e ci sta a fianco, oltre alla famiglia, fa tanto perché non, eh, non ci sentiamo soli. E, io comunque sono una persona molto estroversa, quindi non, 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 come parlo un amico me ne faccio altri dieci e non ho mai vissuto una situazione, però magari c'è qualcuno che la può vivere anche, anche peggio e può anche rinchiudersi e avere episodi più, più catastrofici. Grazie mille. Grazie a te.